Prego, consigliera Raggi. Grazie Presidente. Sindaco assente, ospiti, stampa, vi gradiremmo sempre presenti perché a parte questa giornata odierna che sicuramente nella quale sicuramente parliamo di un evento di rilevanza probabilmente nazionale, noi ci occupiamo tutti i giorni dei problemi di questa città, quindi se vorrete venire vi aspetteremo. E cittadini che sono in parte presenti, in parte ci ascoltano via streaming o via radio. Parliamo delle Olimpiadi. Ho sentito parlare di sfide, di sport, vincere, partecipare, ma soprattutto io ho sentito, noi abbiamo sentito parlare delle Olimpiadi come una grande opportunità. Grande opportunità perché è un grande evento porta a grandi opere e soldi. Signori, sarò brutale, le Olimpiadi sono soldi. E sapete come noi a Roma amministriamo i soldi? Ve lo voglio dire. Lo voglio dire soprattutto al CIO. Parliamo dei grandi impianti. La metro C ha visto un aumento dei costi del progetto di oltre 800.000 euro. La città dello sport, 800 milioni di euro, scusatemi, la città dello sport ha visto e ha contato sino ad oggi una differenza tra il primo e l'ultimo preventivo di 600 milioni di euro. La nuvola di Fuxas, oltre 30. La nuova fiera di Roma, 360 milioni di costi per una struttura che sta crollando. Allora, iniziamo col dire che noi a Roma i soldi li sprechiamo e non siamo capaci di non farlo. Lo abbiamo fatto sino ad oggi. Chi ci dà la garanzia che domani questo non avverrà? Ricordiamolo, teniamolo sempre a mente, perché le Olimpiadi sono soldi e non sono soldi per ricostruire, per creare nuove infrastrutture. Quelle saranno una parte marginale. Il resto andrà in un sistema che se non è mafia capitale è molto simile. Si chiama corruzione. A Roma è endemica. Sappiatelo, lo dovete sapere. Perché peraltro ci arrabbiamo e ci arrabbiamo assai quando sentiamo dire che i soldi delle Olimpiadi sostanzialmente serviranno, al netto della corruzione, serviranno per rilanciare la città, perché ad oggi questi soldi non ci sono. Ebbene, non è vero. Altra notizia importante. Sappiate che il Movimento 5 Stelle con Daniele Frongia presiede la Commissione Revisione della Spesa, che inoltre un anno di attività ha individuato poco meno di 1 miliardo di sprechi annui. Ogni anno la città spreca oltre 1 miliardo di euro. Se noi fossimo in grado di tagliare questi sprechi, anche riducendoli, non bisogna tagliarli tutti insieme, che mi rendo conto, insomma, può destare qualche preoccupazione invertire rotta così in maniera così seria, come pure dite di fare, se noi riuscissimo a recuperare una parte di quei soldi, un po' per volta, probabilmente potremmo risolvere il problema degli impianti sportivi che sono sostanzialmente opere incompiute, potremmo risolvere il problema dell'anello ferroviario, potremmo risolvere il problema delle strade, delle infrastrutture. Noi i soldi a Roma li abbiamo! Attenzione, i soldi ci sono, ma li sprechiamo, li buttiamo dalla finestra. Volete sapere come? Qualche esempio? Sì, forse una disciplina olimpica lo spreco dei soldi. Saremmo campioni. Costi del Vaticano, oltre 390 milioni di euro che ogni anno diamo al Vaticano per servizi che non sono dovuti. Non sono dovuti, eppure ogni cittadino paga di tasca propria una quota per arrivare a 390 milioni di euro per sostenere le varie spese del Vaticano. Vi faccio presente che da stime effettuate dall'assessore Gattoi l'apertura di un asilo nido costa 800.000 euro. Fate un po' voi i conti quanti asili nido si potevano fare. Errori del database catastale.
e assenza di un censimento del patrimonio comunale comporta evasione di IMU e TASI che sfugge agli accertamenti, perché i dati presenti in catasto sono sbagliati e questo cuba, cioè pesa, 245 milioni di euro. Noi non incassiamo soldi e diciamo che non li abbiamo. Basterebbe riscuotere, aggiornare i dati e riscuotere, i soldi ci sarebbero. Ancora, la gestione del patrimonio immobiliare, il mancato adeguamento dei canoni, pesa, con il segno meno, 100 milioni di euro. Ancora 100 milioni di euro per il mancato aggiornamento del PUA, piano utilizzo degli arenili. Ancora 35 milioni di euro è l'evasione stimata per difetto delle strutture ricettive nel 2015, nel solo 2015. Ripeto, i soldi ci sono, li buttiamo o non li riscuotiamo. E adesso tutti qui a dire noi dobbiamo fare le Olimpiadi, dobbiamo partecipare, dobbiamo vincere, perché è una grande opportunità. Sì, sono soldi. Sono soldi. Questa è la verità. Le Olimpiadi, e allora, prima di prendere altri soldi e buttarli dalla finestra, come facciamo sempre, allora forse prima occorrerebbe andare a riprendere i soldi che già ci sono e rimetterli in circolo. Prima di dire andiamo a costruire gli alloggi olimpici, forse occorrerebbe tenere presente che a Roma abbiamo oltre 100.000 unità di alloggi trasfitti e invenduti. E vogliamo costruire ancora? Vogliamo andare a mettere altro cemento sulla città? Per alloggi che, finite le Olimpiadi, non saranno venduti? Non saranno affittati? Questo è quello che accadrà, l'ennesimo stupro alla città di Roma, condito con le Olimpiadi. Per noi non è un'opportunità, per noi è veramente un peccato constatare di non essere in grado di amministrare questa città in un modo normale, tale da dire sì, è vero. Le Olimpiadi potrebbero dare un'immagine di Roma diversa. Per noi è un peccato dover ammettere che non è così. Questi soldi sarebbero in parte spesi per le opere e in gran parte, ahimè, andrebbero a foraggiare la mangiatoia di cui oggi tutti siamo a conoscenza. Quindi il nostro voto non può essere che negativo e non usciremo dall'aula. Voteremo no. Grazie.